Qualcuno ancora pensa che i malvagi capitalisti rubino il plusvalore ai lavoratori. Parliamo dunque della teoria del plusvalore di Marx, una teoria secondo la quale se un capitalista vende una sedia a 50 euro e paga l'operaio 25 euro, gli altri 25 sono un furto a danno dell'operaio. Vediamo con le tre seguenti argomentazioni perché la teoria del plusvalore è falsa e perché il plusvalore non esiste. 1. Il tempo, con Eugen von Bombauwerk. 2. Il valore soggettivo, con Karl Menger. 3. Il ruolo dell'imprenditore nella società, con Israel Kirzner. Iniziamo con la prima e immedesimiamoci nell'operaio marxista. Io ho fatto la sedia, l'ho prodotta, il capitalista invece l'ha venduta e si è tenuto a metà del guadagno. Dunque, il maledetto capitalista mi ha rubato ben metà del mio stipendio. Marx ci dice: tutto il plusvalore è in sostanza l'incarnazione del tempo di lavoro non pagato. Tuttavia, Marx non tiene davvero conto del tempo, perché tutte le volte che qualcuno apre un'impresa non guadagna immediatamente. Poi tutti pensano magari alle grandi aziende con dietro multinazionali, ma pensiamo al bar, al ristorantino di zona, al negozio di quartiere. Ipotizziamo dunque che Tizio abbia fatto l'impiegato per 4-5 anni e anziché andare in discoteca il sabato sera o seguire le mode nel vestiario o le mode dei cellulari, abbia accumulato del capitale. Si è trasformato in un piccolo capitalista. Il sogno di Tizio è cucinare piatti tipici piemontesi e far conoscere al mondo intero la bontà di questi piatti. Allora decide di aprire un ristorantino con i risparmi che si è messo da parte durante gli anni che ha lavorato come impiegato. Come ci dice Bombauwerk, questa è una preferenza temporale. Lui ha risparmiato del denaro per molto tempo, ha diminuito i suoi consumi dell'oggi per avere un investimento nel domani. Si è privato alla fine di benefici di un consumo immediato, anche solo una birra con gli amici, pensando, anche calcolando, ipotizzando che i benefici nel futuro sarebbero stati maggiori e che quindi sarebbe stato meglio rinunciare a qualcosina prima per avere benefici tramite un investimento nel futuro. Tizio ha risparmiato per molto tempo perché un ristorante costa e dunque gli servivano molti soldi da parte. Ipotizziamo quindi che gli siano serviti 100.000 euro. Ora non so se siano abbastanza, forse non lo sono, ma ipotizziamo che siano 100.000. Quanto tempo gli servirà per ripagare questo investimento tramite le entrate del suo ristorante? Perché comunque lui deve ripagarselo lavorando nel ristorante, perché occuperà la sua vita da quel momento in poi. Potrei nuovamente sbagliarmi, ma so che questi piani si fanno su 5 anni. A volte se l'investimento è molto grande si fanno anche su 10 anni. Oltretutto, bisogna considerare che nei primi mesi di attività, quelli che sono chiamati mesi di avviamento, le entrate sono basse. A volte le entrate sono praticamente zero. Si gettano soldi in un buco nero, perché è letteralmente un buco nero, perché noi prendiamo questi soldi e li gettiamo nel nulla, sperando che in questa maniera il nostro negozio si possa fare un nome, che si possa fare una clientela e che l'attività possa essere ben avviata e che possa dunque, diciamo, andare da sola con le proprie gambe nel futuro. Fare l'imprenditore in Italia non è semplice, anche perché uno deve avere una pazienza incredibile, deve avere una forza d'animo davvero pazzesca, perché stare senza entrate per mesi vuol dire proprio che si crede molto fortemente nella propria attività. Però da soli non si può neanche fare, quindi la cosa diventa ancora più grave perché Tizio non può andare avanti da solo, cioè è un ristorante, ha bisogno magari di un cameriere. Mettiamo che un cameriere oggi possa essere pagato 1000 euro, facciamo finta che non esistano le tasse, un paradiso vero e proprio, comunque mettiamo che prenda 1000 euro e che questo cameriere gli faccia guadagnare 2000 euro. Dunque 2000 meno 1000, Tizio tramite questo cameriere riesce a guadagnare 1000 euro. Sono soldi guadagnati ingiustamente? Beh, se Tizio come imprenditore non potesse guadagnare questi 1000 euro, chi glielo farebbe di risparmiare per molti anni, aprire l'attività, investire, metterci tempo, metterci magari delle garanzie? Insomma, chi glielo farebbe fare di rischiare tutto quanto? Se Tizio non può tenersi quei soldi, tanto vale non aprire l'impresa e lasciare il cameriere disoccupato. Quindi siamo già al primo problema. Continuiamo su questo caso, quindi che il governo impedisca di fare profitto, quindi una situazione molto simile a quella italiana dell'oggi. Ipotizziamo che abolisca il profitto. Allora, un po' di persone magari possono mettersi d'accordo e aprire una fabbrica tutti insieme.
Finché questa fabbrica non dà lucro, loro non guadagnano niente. Tutto ciò che riescono a ottenere nei primi mesi, ma anzi anche nei primi anni, deve essere reinvestito nell'impresa per farla andare avanti, anche solo per comprare le materie prime. E io non credo che non mangiare per qualche anno dia delle conseguenze benevole, anzi credo proprio che faccia morire. E credo anche che ci voglia molto meno tempo di qualche anno, perché basta qualche settimana. Dunque queste persone dovrebbero letteralmente rinunciare al cibo per qualche anno. In questo modo noi avremmo realizzato il vero comunismo. Notiamo anche in questo caso che con una certa ironia le persone finiscono col morire di fame, come sempre va a finire con il comunismo. Ritornando al mondo reale, il lavoratore guadagna 1000, a prescindere da come va l'impresa, perché i rischi sono tutti quanti a carico dell'imprenditore. Guadagna 1000 se l'impresa è in negativo, se è in positivo, se è stabile, se è instabile, se ci sono da fare investimenti, se c'è la cucina da cambiare, insomma, guadagna sempre 1000. Dall'altro lato, l'imprenditore fa profitto perché quello è il ritorno del suo investimento. Un investimento che gli ritorna nel tempo, come una specie di tasso di interesse. Il lavoratore, quindi, può continuare a preferire di guadagnare 1000 euro per molti anni e usarli per i propri consumi, oppure può decidere di risparmiare anche lui, metterseli da parte e a sua volta rischiare. Di sicuro non è una buona idea inveire contro il proprio datore di lavoro che gli sta offrendo un'opportunità di lavoro. Questa persona può rischiare, e dico rischiare perché non basta avere i soldi per far andare bene gli investimenti. Ogni singolo investimento è un rischio. E il denaro non può generare denaro, non è così semplice. E ci vuole molto altro, ma lo vedremo più tardi con Israel Kirzner. Dunque, abbiamo analizzato la questione delle preferenze temporali e possiamo dire che il denaro nel corso del tempo ha un valore differente. Se Tizio mi offrisse di lavorare nel suo ristorante chiedendomi se preferisco 1000 euro al mese e averli subito a fine mese, oppure dopo un mese e due settimane, io li vorrei subito perché dovrei rimanere due settimane senza quei soldi e io non ci guadagno assolutamente nulla, quindi tanto vale averli subito. Se però l'offerta fosse fra 1000 euro a fine mese e 1200 dopo un mese e due settimane, penso che sceglierei la seconda opzione. Queste sono preferenze temporali. Comunque passiamo al secondo punto, ossia il valore soggettivo con Karl Menger, il fondatore della scuola austriaca. L'avevo trattato già in un altro video, dunque se qualcuno volesse approfondire meglio questo tema, può farlo. Intanto vediamo quest'altra citazione di Baumbauerk, che ha effettivamente approfondito la teoria di Menger e si nota moltissimo da quello che scrive e quindi ci dà una piccola introduzione al perché Menger abbia contribuito così tanto a far crollare il sistema marxista. I pilastri del sistema economico di Marx sono la sua concezione del valore e la sua legge del valore. Senza di esse, come anche Marx ha ripetuto più volte, lo studio scientifico dei fatti economici è impossibile. Secondo Marx, il valore delle cose è oggettivo, e non lo dico io, lo leggiamo nei suoi scritti. È solo la quantità di lavoro socialmente necessario o il tempo di lavoro socialmente necessario per la produzione di un valore in uso che determina la quantità di valore. Per fare un esempio, questi lucchetti prodotti nell'Unione Sovietica hanno il prezzo inciso sopra. È veramente spettacolare perché ci credevano così tanto da scrivere il prezzo sopra le cose. Certo, per loro era intrinseco, ma il valore delle cose invece è soggettivo. Il valore delle cose dipende anche dai gusti e anche dalle situazioni, perché una bottiglietta d'acqua per me in Italia può valere, mettiamo, 30 centesimi. Se io andassi nel deserto del Sahara, questa bottiglietta varrebbe esponenzialmente di più. Vediamo con Karl Menger che il valore è niente insito nei beni, non è una proprietà di essi, ma semplicemente l'importanza che attribuiamo innanzitutto alla soddisfazione dei nostri bisogni e di conseguenza trasferiamo i beni economici come le cause della soddisfazione dei nostri bisogni. Se il valore è soggettivo, a questo punto dovrebbe esserlo anche il plusvalore. Tuttavia, come dicevamo poco fa, se la legge del valore di Marx è falsa, sono false anche tutte le sue conseguenze, e lo diceva lo stesso Marx. Al terzo punto abbiamo la teoria dell'imprenditorialità di Israel Kirzner, secondo il quale l'imprenditore non è una figura sostituibile da un comitato centrale tecnocratico che possa occuparsi di gestire la domanda, l'offerta di tutta la società. Insomma, l'imprenditore è colui che cerca dei buchi nella società e che li vuole colmare.
Questo è il passaggio da una visione statica dell'economia a una visione dinamica, anzi diciamo fluida. Nella visione statica, quella ortodossa, quella che ancora si insegna moltissimo nell'università, perché chiaramente è una buona base, però in questa visione si ipotizza che si conoscano tutte le informazioni del sistema, quindi quale sia la domanda, quale sia l'offerta e quale sia la domanda offerta di qualsiasi bene mai esistente e che esisterà nel futuro. Questo è un po' falso. Si ipotizza che si conosca la disponibilità di tutti questi beni e di come vari la disponibilità nel tempo. Dunque, il ruolo dell'imprenditore in questa visione è negato, perché a questo punto serve semplicemente un buon matematico che faccia bene i calcoli e che capisca come allocare le risorse. Invece, nella teoria di Kirchner, l'imprenditore è molto importante e il profitto è esattamente la remunerazione della sua capacità di scoprire buchi nella società, la capacità di soddisfare bisogni non ancora soddisfatti. Questa è esattamente la chiave della concorrenza ed è il maggior stimolo al progresso tecnologico. L'imprenditore va alla ricerca dell'ignoto, esattamente, ed è una specie di Ulisse dei nostri giorni, un eroe che attraversa le colonne d'Ercole e sfida gli dèi. Noi non sappiamo che cosa c'è da scoprire, non possiamo neanche prevederlo. Ecco perché l'imprenditore svolge un ruolo fondamentale, è un genio e un eroe dei nostri giorni. Eroe lo è ancora di più perché è una specie di Atlante che sulle sue spalle porta l'intero peso della collettività, con una tassazione che a volte si avvicina al 70%. Comunque sia, remunerare l'imprenditore per le scoperte che fa, per l'innovazione che induce, per lo stimolo che dà all'economia, è più che giusto e giustificato. Chiunque neghi l'importanza dell'imprenditore e l'importanza che all'imprenditore venga dato un profitto, sta negando al mondo intero l'opportunità di migliorare.